Claudia, mi metto nei panni dei ragazzi che frequenteranno questo corso e mi chiedo e ti chiedo perché dovrebbero saperne di marketing? È una domanda molto interessante questa. Al quinto anno di Lifeability devo dire, con un po' di esperienza, che questo corso e la parte di marketing consente ai ragazzi di calarsi veramente in quello che è il mercato reale. Loro arrivano con le loro idee, hanno vinto e sono stati premiati a partecipare al corso di business plan, però loro sono molto competenti nelle loro aree e nei campi dove ovviamente si stanno preparando per affrontare il mondo del lavoro. Però il corso di business plan consente, affrontando le diverse tematiche, di calare il progetto nella realtà e quindi di trasformarlo in qualcosa che possa essere venduto a dei futuri acquirenti o persone interessate. Il corso di marketing, che fa parte poi a un pezzo del corso di business plan, affronta proprio le tematiche prettamente legate alla definizione del confine del mercato che questi ragazzi comunque devono definire per valutare poi quali possono essere tutti i loro competitor reali, potenziali, futuri e definire una strategia di missione nel mercato del loro progetto. Siccome però stiamo parlando di imprese nel sociale, sì, ancora di più è importante un'idea di marketing per un'azienda che va in questo mercato oppure è indifferente? Guarda, anche questa è una domanda interessante perché non sembrerebbe, in effetti, parlando di sociale, però purtroppo c'è la legge della domanda e dell'offerta e quindi ogni prodotto, anche indirizzato al sociale, deve trovare il suo ambito e la sua collocazione. Quindi la definizione, come dicevo prima, del mercato, dei competitor e dei futuri acquirenti con i loro bisogni e le loro necessità è fondamentale anche in ambito sociale. Quindi con queste tre ultime declinazioni tu hai definito i contenuti nello specifico, quindi il mercato, i competitors e un approccio di tipo economico al mercato stesso. Sì, è un approccio di tipo economico-finanziario dove ovviamente l'aspetto economico-finanziario è molto importante perché altrimenti si rischia di fallire prima ancora di partire e noi forniamo ai ragazzi, ovviamente non forniamo tutte le informazioni perché il corso è di 3 giorni anche se è molto intenso, però gli forniamo degli esempi molto pratici di diversi settori, diversi ambiti in modo tale da fargli capire in parole semplici come possono trasformare la loro idea in qualcosa di concreto e calarlo in un mercato che esiste già sicuramente perché creare bisogno è difficilissimo e trovare il modo migliore per potersi presentare in un mercato e vendere la loro idea, il loro progetto. Possiamo dire che alla fine quello che si porterà in casa è un vero, preciso piano di marketing. Sì, è un piano di marketing un po' più allargato perché è proprio un business plan, quindi con tutti i contenuti anche legati alle risorse umane, finanziarie che necessiteranno per mettere in atto la loro idea. Secondo te una declinazione contemporanea di marketing come si può tradurre? Noi abbiamo inserito da 2 anni il corso di web marketing. Marketing digital, proprio perché oggi gli strumenti sono cambiati e anche l'approccio al mercato è cambiato, quindi anche l'aspetto digital è fondamentale ed è giusto che i ragazzi conoscano anche questa opportunità e pertanto affiancherà la parte del corso di marketing base anche una parte di marketing digitale da parte dell'altra collega.